proiezioni meteo inverno, l'Italia a rischio eventi estremi. Da qui ai prossimi due mesi, gli esperti ipotizzano fenomeni come El Niño, NAO, AO, vortice polare. Si cerca di comprendere come interagiranno tra loro alcuni pattern senza poter, al momento, dare certezze. Di certo, le proiezioni meteo-inverno suggeriscono eventi che non si vedevano da decenni alle nostre latitudini. Senza girarci troppo intorno, è stata annunciata anche in Italia l'invasione del gelo siderale siberiano. Un'area gelida in grado di far nevicare anche sulle coste, in aree della nostra penisola dove la neve cade una volta ogni 30 anni. In particolare, a febbraio si potrebbe assistere a fenomeni meteo da superinverno, con ondate di gelo proveniente da est-nord-est. C'è da capire se il gelo siderale siberiano toccherà anche l'Italia, ma, a detta degli esperti, arriverà. Negli ultimi anni, abbiamo dimenticato il freddo gelido invernale nel nostro paese. Gli amanti delle temperature basse sono rimasti delusi dagli inverni miti, che hanno caratterizzato gli ultimi anni. Il vortice polare ha subito importanti oscillazioni e, insieme ad altri pattern climatici, indica un cambiamento nelle condizioni meteo invernali. Tanto che, già quest'anno, tale cambiamento dovrebbe portare condizioni meteo invernali estreme. Condizioni più rigide che non si vedevano da decenni, con ondate di freddo pungenti. In passato, generalmente, l'anticiclone russo-siberiano influenzava ampie aree del vecchio continente. Questo inverno, precisamente a febbraio, il freddo siberiano potrebbe tornare e invadere prima l'Europa orientale, poi altre parti del continente, compreso il Mediterraneo. Le recenti proiezioni meteo inverno 2023-2024 sono, tuttavia, da prendere con le pinze. Il clima pazzo è difficile da prevedere con precisione. Restiamo in attesa di nuovi sviluppi e conferme sulle condizioni meteo dei prossimi mesi. Le ondate di freddo e gelo possono essere dovute a diverse configurazioni meteorologiche. Vediamone alcune. Le irruzioni di aria fredda dal circolo polare artico, ad esempio. L'aria fredda si muove rapidamente verso sud per un blocco di alta pressione nell'Atlantico, facendo crollare bruscamente le temperature. Abbiamo, poi, l'afflusso di aria fredda dalla Russia e dall'Europa orientale, noto anche come Buriano gelo siberiano. Si tratta di masse d'aria gelide che possono raggiungere il Mediterraneo, mediante l'estensione dell'anticiclone termico oltre gli Urali. Il fenomeno delle inversioni termiche consiste in aria fredda, intrappolata vicino al suolo, che può far crollare le temperature nelle zone pianeggianti e nelle valli. Anche la presenza di montagne può incidere sulle condizioni meteorologiche. Infine, il blocco atmosferico che può portare ad un ristagno di aria fredda. Un'area di alta pressione potrebbe impedire a masse d'aria fredda di allontanarsi velocemente. Questo fenomeno porta a temperature estremamente rigide. Che ne pensate di queste proiezioni meteo inverno? A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. Grazie.